Diamo il benvenuto ufficialmente al nostro nuovo presidente Gianpietro Manenti e al suo fianco il dottore Fiorenzo Alborghetti. Cedo subito la parola a lui prima del saluto del presidente e quindi poi spazio a tutte le vostre domande. Sempre la gentilezza di presentarvi per chi come loro magari ancora non vi conosce tutti. Grazie, prego dottor Alborghetti. Sì, buongiorno a tutti, magari ci siamo sentiti in questi giorni per via telefono, così avremo modo ci vediamo però in faccia e poi magari parleremo del più e del meno di quello che è stato fatto. Facciamo un piccolo cappello a tutta l'operazione per dopo magari lasciare libero sfogo alle vostre domande. Per cui, la conferma detta vis-à-vis è che il Parma è stato acquistato dal dottor Manenti. Stiamo andando di corsa, come avete letto, come avete scritto e come vi abbiamo riportato tra comunicati e telefonate, che si sta dando un assetto societario. Stiamo procedendo con tutto le scadenze che c'erano. Questo è un po' direi che è inutile che parli più di tanto, è meglio che ci fate le domande, se no magari poi alla fine, giusto? Salvo, vabbè, chiaramente lasciarvi fare anche al dottor Manenti una sua presentazione sullo stato di fatto dell'operazione. Niente, praticamente come già ha detto il dottor Alborghetti, stiamo correndo e rincorrendo il tempo. Siamo riusciti giovedì notte a chiudere l'operazione, adesso in questi giorni sono stati fatti tutti i passaggi di rito delle cariche e verranno effettuati poi a breve poi i nuovi CDA nella settimana entrante. L'abbiamo presa in una situazione molto molto a ridosso di scadenze importanti, però conto che arriviamo per tempo alle scadenze. Saluto tutti, ringrazio chi ne ha parlato bene e ringrazio anche chi ne ha parlato un po' meno bene. Adesso saranno purtroppo i fatti a fare la differenza. Beh, c'era qualcuno che diceva l'importante è che se ne parli. Vero. Prego. Parlarne vale, parlarne bene. Buongiorno, Michele Gallerani di Sky. Queste scadenze sono tanti soldi da pagare, avete già quantificato quanti sono questi soldi da mettere in questa società? Allora, noi abbiamo avuto in questi giorni e notti l'assistenza del dottor Leonardi, anche perché sennò era impossibile venirne a capo in così poco tempo. Colui che conosceva meglio i numeri di tutti alla fine e siamo riusciti a quantificare quant'è l'impegno sull'immediato. Poi dopo gli impegni futuri li stiamo prendendo chiaramente di petto, ma avremo un po' più di fiato perché questo 16 è letale per tutti. Sono già partiti questa mattina i bonifici? Allora, l'altro ieri sono state raccolte le firme, fatti i passaggi. Chiaramente ieri abbiamo fatto tutte le disposizioni che potevano essere fatte e o stamattina o nel pomeriggio o più tardi domani mattina partiranno le prime tranche. Quindi la squadra che in questi giorni non si è potuta allenare perché al meglio, perché sui campi di Collecchio c'era la neve, non c'erano nemmeno i soldi per spalare la neve, può stare tranquilla? Diciamo di sì. Salve, Claudio Raimondi Mediaset. Allora, al di là di tutto c'è questa priorità sugli stipendi. La domanda però credo che il tifoso parmigiano voglia fare in questo momento è sull'esistenza, su questo rischio. Stamane circolavano cifre pazzesche, si parla di un buco, di una voragine che sfiora i 100 milioni. A proposito, e se ci fosse un piano industriale per far fronte?
Allora, sicuramente prima di fare questa cosa noi avevamo già interpellato Parma ad ottobre, perché già era una delle realtà che avevamo mirato. Poi chiaramente con la vecchia proprietà non avevamo raggiunto un accordo, ma l'avevamo comunque studiato bene. Il piano industriale chiaramente è un piano industriale quinquennale dove siamo certi che porteremo i risultati attraverso determinati step. Chiaramente uno è quello del, come si può dire, della ristrutturazione aziendale, perché chiaramente va visto cosa c'è all'interno veramente, e poi chiaramente su lavoro attivo, quindi lavorando dal punto di vista marketing, lavorando dal punto di vista tecnico finanziario, diciamo questo, nei 5 anni contiamo, oltre che portare la rosa a un certo livello, purtroppo ahimè quest'anno va anche storto tutto, perché anche dal punto di vista classifica è andata storta, anche se alcune partite viste non meritavano chiaramente di essere perse, però quando c'è un anno è così, va storto. Poi c'è una serie di obiettivi che ci siamo posti da sviluppare. Coinvolgeremo degli investitori anche non solo italiani, quindi il piano, ripeto, nei 5 anni secondo me è impegnativo ed è comunque un obiettivo che si può raggiungere. Ecco, ma questi investitori, almeno uno oggi rispetto a qualche giorno fa, possiamo fare un nome? Cioè avevamo dato un identikit, no? MAPI Group e questi invece, questi altri investitori stranieri che sono vicini a voi? Allora, MAPI Group. La MAPI Group veicolerà investitori esteri, anche di un certo calibro, per cui questo è quanto. Poi quando all'atto pratico, quando si vedrà magari anche in qualche sponsorizzazione o altro, verrà formalizzato il tutto. Oggi dire dei nomi senza avere un pezzo di carta non è uso e costume nostro. Non sarebbe corretto, però ci sono investitori esteri di un certo livello interessati non solo al Parma Calcio ma anche al tessuto produttivo e industriale di questa città, di questa provincia. Anche perché poi c'è da ricordarsi dal punto di vista gastronomico, soprattutto nei paesi est Europa e americani, i prodotti sono molto apprezzati. Quindi chiaramente lavoreremo anche su quei mercati, anche sotto profilo gastronomico, oltre che industriale. Michelangella, Teleducato, quindi se ho capito bene, i soldi per il momento, queste prime tranche di pagamenti, li fa MAPI Group in attesa poi dei soldi di altri investitori. Vi chiedo anche quali sono i numeri economico-finanziari di MAPI Group. Ma in questo momento far fronte all'immediato. Poi chiaramente, come diceva il dottor Borghetti, veicolando questi sponsor, in tempi brevi riusciamo non a far fronte, diciamo, perché sarebbe troppo bello in poco tempo far fronte a tutto il debito, però attraverso un progetto, attraverso comunque degli scambi di internazionalizzazione di aziende locali e non, raggiungere questi numeri. Ce li dà qualche numero? Qualche numero ce lo dà su MAPI Group, sulla realtà di MAPI Group? Ma voi oggi sapete il debito che ha Parma, no? Che non è certamente quello che avete scritto, perché sono numeri un po' spropositati. In realtà adesso il primo impegno lo prende veicolando sempre MAPI Group. L'intero debito IRPEF che ha con la scadenza 16 più... contiamo qualche stipendio, il 16, poi il 18, 20, 22, saldare tutti gli stipendi dei mesi saltati. Buonasera, Enrico Boni, Teleducato. Prima faccio una constatazione che precede la domanda e ognuno ne trae la valutazione che ritiene più opportuna. Di presentazioni sobrie ne ho viste tante, la vostra di gran lunga le batte tutte, e questo può essere anche un dato positivo vedendo il bicchiere mezzo pieno, perché di chiacchiere Parma ne ha ascoltate e ne ha sentite a sufficienza. Io la domanda è questa: tutti parlano del 16 febbraio, mi pare a me fin troppo evidente che il 16 febbraio non arriverà niente.
Però il problema non è il 16 febbraio, il problema è che se arrivasse qualcosina dopo il 16 febbraio, tanto i giocatori, la totalità dei giocatori, la messa in mora non la praticheranno con la società e voi potrete andare avanti. Sarebbe gradita oggi, anche perché fino a questo momento delle notizie, delle prove, delle documentazioni che dovevano essere esibite in questa sede non ce n'è traccia e non credo che ce ne sarà in fine di conferenza stampa, un'ammissione sincera, ovvero abbiamo preso il Parma perché è un'opportunità, quindi nulla toglie dei liberi cittadini di prenderla, ci stiamo sforzando, vedremo cosa possiamo fare, però non ricominciare con la solita litania del 16 che poi, insomma, il 16 non arriva a niente, ditelo. Allora, visto che lei è così informato su tutto, potrei anche evitare di dargli la risposta. Il 16 è importante perché il pagamento dell'F24 non dà ulteriori punti di penalizzazione, ok? Lei spera di salvarsi? Io non spero di salvarsi. Allora, a prescindere che finché la matematica non condanna, penso che uno ha la speranza, perché sennò sarebbe neanche inutile essere qua. L'ha detto lei nella domanda prima, per l'opportunità, per cui la speranza è l'ultima a morire, proviamo, ce la giochiamo, è chiaro che il piano industriale prevede la salvezza quest'anno, sarà utopia, aspetta, fino a quando la classifica, la matematica non condanna, direi che la speranza va mantenuta, come è previsto un piano industriale in caso di una retrocessione in Serie B, per cui con quant'altro, è chiaro che gli introiti della Serie A non sono quelli della Serie B, per cui è per quello che la speranza e quello che cercheremo di fare è mantenerla. È dura, su questo nessuno si nasconde, non mi nascondo dietro un dito. Noi abbiamo visto la squadra e non è una squadra di quelle che si dà per vinta, anzi, dagli occhi l'altro giorno viste, una squadra che comunque abbiamo visto poco, no, col Milan. Se c'era una squadra che meritava, penso fosse il Parma, no? Quindi non penso che in 17 partite sia impossibile vincerne 10. Però comunque, chiaro, ci crediamo in quello che è il risultato sportivo. Per quanto riguarda quello economico, tenete conto che noi siamo stati investiti ieri, in titolo ufficiale. Il 16 non è una data così deleterica, se non per quello che ha detto Toral Borghetti per i punti penalizzazione, però vedremo di arrivare e non prenderli. Ara del Corriere dello Sport, volevo farle due domande. Allora, la prima, lei prima faceva riferimento, ha detto ad ottobre avevamo già interpellato il Parma con l'intenzione di farlo. Allora, volevo chiedere che condizioni sono cambiate da ottobre ad oggi. E la seconda domanda è perché, semplicemente, cioè perché avete preso il Parma? Perché gli avevamo detto prima, perché siamo interessati molto a livello sportivo chiaramente, e poi comunque il tessuto industriale e il tessuto della zona ci permette di svilupparci ancora di più in paesi dove il prodotto italiano oggi è molto molto ricercato. Al di là di quello che ho detto prima, i prodotti gastronomici, abbiamo anche molto interesse dal punto di vista industriale. A ottobre non abbiamo avuto modo di accedere a nulla, quindi oggi, ieri, perché fino a lunedì anche lì avevamo visto la documentazione in base all'impegno che aveva prodigato settimana scorsa dottor Leonardi, perché prima non c'era stato neanche modo di accedere, perché il Parma non era interessato a Mappi ceduto. Group o a essere ceduto, dopodiché è stato ceduto a dicembre. Non ricordo male. Buon pomeriggio, Giuseppe Milano, Radio TV Parma, sono qui. Buon pomeriggio. In attesa di conoscere i vostri partner, i vostri soci, io vi chiedo se in questo momento c'è una banca che vi affianca in questa operazione complessa, perché chiaramente dalle indiscrezioni che sono circolate, voi durante la pseudo-assemblea dei soci che ci state, che poi non si è potuta concretizzare per la mancanza di alcuni soci, avete presentato, almeno questo sono indiscrezioni, poi vi chiedo conferma anche a voi, un documento dove si attesta la solidità economica del vostro progetto. Potete darci qualche dettaglio in più su questo documento?
se è vera le indiscrezioni che abbiamo scritto e che sono uscite. Allora, chiaramente per far fronte a, in tempi brevissimi a questi numeri, è chiaro che ci deve essere un soggetto che dà una mano, che veicola in modo più veloce il tutto. Sono messi a disposizione sia gli istituti italiani sia quelli esteri per cercare di arrivare a questo 16 famoso. Tutte le persone, tutte le realtà che abbiamo coinvolto o che verranno coinvolte, chiaramente hanno visto che attraverso il piano che abbiamo presentato c'è la possibilità di risanare un po' il tutto. È chiaro che i 5 anni purtroppo rimangono i 5 anni, non è che la scadenza del 16 cambia il mondo. La scadenza del 16 è una scadenza che ci permette di non prendere punti penalizzazione, quanto il Parma è già recidivo, quindi scatterebbero i 2 punti, mi corregga Leonardo. 3 forse, ecco, ancora peggio. Quindi arrivare magari a fare un'impresa dal punto di vista sportivo e vederla vanificata per un ritardo nel pagamento, chiaramente sarebbe una doppia beffa, perché è già avvenuta l'anno scorso, farla anche quest'anno sarebbe proprio un peccato. Quello che noi stiamo cercando di trasmettere chiaramente è che non è stato preso così perché era un giocattolo, ma perché comunque l'idea è veramente di fare un progetto dal punto di vista sportivo importante, ma soprattutto anche dal punto di vista finanziario. Presidente, buonasera. Buonasera. Vanni Zagnoli, Messaggero, il giornale, il Gazzettino, Altre Testate. Solo per questo, domanda antipatica, mi perdoni. È stato vicino al Brescia, alla Provercelli, perché non ha concretizzato quegli affari. Anche ieri Gino Corioni, che comunque è stato presidente di una società calcistica dal 67 a oggi, di più società, ha espresso un giudizio pregiudiziale sul suo conto. E poi se è vero che avete acquistato come Taci a 1 euro, e perché magari volta finirà in maniera diversa rispetto alla parentesi albanese. Allora, una piccola parentesi, però dopo vorrei chiuderla, perché veramente è stato montato un film che bastava leggere scusate il termine film, però bastava leggere l'articolo del 6 marzo del 2014 e capire cosa è avvenuto per il discorso Brescia. Mentre per il discorso Provercelli vi aveva risposto anche il direttore sportivo, se non ricordo male, che io ero solo un interlocutore per conto di una società terza che poi ha acquisito un club di altissimo livello a livello internazionale in Francia. Quindi loro avevano valutato la società italiana, perché avevano visto che era una società con 7 scudetti, se non ricordo male, quindi per loro era una società molto blasonata, ma in realtà poi dopo hanno visto che non era il loro target. Però era solo un sondaggio, e in quel momento quel club cercava, quegli investitori cercavano una società o di A o di B. In quel momento la Provercelli stava andando in C, in Lega Pro, scusate. Quindi non hanno ritenuto di acquistarla. Da parte mia era solo, e puntualmente ve l'ha anche ribadito il direttore sportivo di Provercelli su un articolo, perché ricordo bene, che diceva che ero un tramite e cercavano questo. Per quanto riguarda il buon Corioni, vi dico io cosa cita l'articolo del 6 marzo. La Mapi Group si è presentata da un notaio a Milano, il dottor Corioni ha pensato di non vendere l'azienda, quindi non vedo perché poi sia abbia detto determinate cose, anche perché poi l'articolo del 6 marzo di Corriere della Sera, se non ricordo male, non l'ha mai smentito. Quindi se lui ha deciso di non vendere non è colpa mia, però non devo fare io polemica, io non ho mai fatto polemica su questo, quindi è inutile sempre ogni volta ridire perché, per come, per quanto. Noi abbiamo trattato per circa 4 mesi, 5 mesi la possibilità di arrivare a Brescia Calcio anche attraverso il maggior debitore assoluto, che era UbiBanca, se non ricordo. Se UbiBanca ha ritenuto che Mapi Group era solvibile, un motivo ci sarà stato, altrimenti succedeva come in questo caso, che adesso non ricordo neanche la persona, nell'arco di 10 giorni hanno detto guarda non sei soggetto per noi, era quel soggetto, non ricordo, iraniano, pakistano, adesso non voglio dire una cosa inesatta, chiedo scusa, però ho visto che pubblicamente ha detto non è soggetto per noi.
A suo tempo avrebbe dovuto dire la stessa cosa. Invece, dopo un'ora che eravamo venuti via dal notaio, Ubi ci ha chiesto se era tutto a posto. Non ha posto niente perché non è venuto e non si è presentato. Ma a me non interessa far polemica, però è importante che sia chiara una volta per tutte. Quindi ci devono essere... Ma lui può dire quello che vuole, io non so chi ve l'ha detto. L'ho detto ieri sera, penso che voi avete scritto sul giornale un paio di mesi fa, quando la società Parma Calcio è stata venduta a Taci, e ci sono delle scritte delle cifre sui giornali, c'era scritto un euro, primo. Secondo, quello che voleva dire, secondo me, Codra, quanto io ho pagato per acquistare, ho ricevuto per rivendere, intendeva un euro, ma penso che la cifra è ben diversa di un euro, e tutte le trattative erano trattative. Questa è una trattativa che è stata conclusa ed è stata acquistata la società, c'è questa piccola differenza, secondo me. Buonasera, sono da questa parte. Sono Paolo Pacciani della Gazzetta di Parma, buonasera. Buonasera. Se ho capito bene, la prima tranche dei pagamenti ai giocatori partirà domattina, è questo che ha detto prima? A me piacerebbe dir di sì, però come tutti gli istituti, noi abbiamo concordato ieri, perché poi virtualmente la firma io ce l'avevo da ieri, e non potevamo fare null'altro prima. Infatti noi contavamo di chiudere anche attraverso Leonardi, che... Adesso onesto si è prodigato, nonostante le stesse male, sotto la neve mercoledì, giovedì sotto la neve, mercoledì a un freddo impressionante, fino alle 10 di sera si è stati al notaio, le 11, perché ci permetteva di arrivare tranquilli a questo lunedì, perché c'erano i tempi tecnici degli spostamenti, che sono i 3-5 giorni che si prendono le banche. Ieri abbiamo dato disposizione, quindi nel momento in cui potevo disporre delle cariche, loro diciamo ci assecondano. Quindi se non è oggi pomeriggio, chiaramente sarà domani mattina. Quindi diciamo che i giocatori domani pomeriggio avranno un documento che gli attesta che i loro soldi stanno arrivando, e quindi questo, allora, li metterà tranquilli. In più posso dire una cosa, che le banche italiane sono chiaramente messe a disposizione per facilitare il più possibile questo trasferimento, cosa che da altre parti non abbiamo trovato. E ci può dire il nome dell'Istituto di Credito Italiano che sta facendo questa operazione? L'unico, penso, per adibito al pagamento di stipendi è MPS. MPS. E le volevo fare un'altra domanda. Oggi pomeriggio si gioca, c'è una partita. E come, se non ricordo male, ha detto anche il dottor Alborghetti, sulle prestazioni della squadra può aver sicuramente influito anche un punto di vista psicologico, visto i problemi della società. Il fatto di sapere i giocatori che appunto domani avranno parte degli stipendi pagati, secondo lei può influire sulla prestazione già di oggi pomeriggio? Ne avete parlato con loro, gli avete spiegato domani avrete i primi soldi? Non gli abbiamo detto domani avrete i primi soldi, perché è brutto dirlo, perché dopo sapete meglio di me che se fosse dopo domani uno dice però ieri avevi detto. Noi abbiamo spiegato le problematiche che si andava incontro avendo acquisito una società in corsa e con una scadenza così vicina. Ho visto e penso che comunque nelle prestazioni precedenti, vista la squadra, visto i professionisti, perché abbiamo trovato dei ragazzi veramente dei professionisti, compreso il mister, chiaramente può condizionare, ma non, secondo me non ha condizionato la parte sportiva. Può condizionare un po' la parte psicologica, perché uno si vede... Adesso io però, non conoscendo bene il precedente, posso dire così, io mi vedrei un po' sbattuto a destra e a sinistra. Adesso, secondo me, hanno capito che ci siamo messi a lavorare in un certo modo, anche se gli altri non posso giudicare se ha lavorato bene o ha lavorato male, perché non lo so e non voglio neanche saperlo. Ho visto i ragazzi molto più sereni dal primo giorno che li abbiamo incontrati. Sandro, scusi. Prego. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Volevo fare una domanda a lei e una domanda al dottor Alborghetti. A lei volevo chiedere se in questi pagamenti sono previsti anche gli altri dipendenti, e al dottor Alborghetti, perché stanno soffrendo in proporzione forse più dei giocatori. E al dottor Alborghetti, ieri sera TV Parma ho sentito che lei ha detto ho una missione a tempo, e quindi volevo che lei
spiegasse un po' cosa significa questa cosa. Inizio io, grazie. Allora, noi purtroppo non abbiamo fatto distinzione, non c'è la distinzione del giocatore o del fornitore o del dipendente. Chiaramente vengono divisi in parti eque in funzione di quello che uno gli spetta. Coi fornitori, adesso no, siccome siamo stati investiti ieri pomeriggio alla fine, oggi siamo preoccupati più di coordinare la parte di farli arrivare, coi fornitori penso a brevissimo parleremo, in modo da rassicurarli e comunque stabilire un rientro molto veloce. Buonasera, mi scusi, si è finito Sandro. Doveva rispondere. Ah, mi scusi. Allora, io ho ricevuto una telefonata venerdì mattina da parte del dottor Manenti, ci eravamo conosciuti qualche anno prima, vabbè, poi qualche contatto c'è sempre stato, una telefonata alle 8 di mattina in cui mi viene detto: senta, io avrei comprato il Parma, le interessa, avrei bisogno di una mano per gestire questa situazione, perché è una situazione che bisogna andare di corsa, io non vengo da questo settore, per cui ci siamo visti il pomeriggio qui a Parma, perché prima di dare determinate risposte si guarda quello che ci siamo incontrati con Leonardi, con alcuni professionisti, e da lì ho accettato un incarico per accelerare e gestire tutte queste procedure per arrivare a risolvere il più possibile tutte queste problematiche che il Parma aveva, dalla costituzione dei CDA ad arrivare al pagamento di il mio accordo con Manenti ha iniziato venerdì e finisce, visto che le date le avete, teoricamente il 20 con la costituzione dei CDA. È ovvio che un'eventuale proposta valutata e quant'altro io possa anche continuare. Calcolate che io ho già delle mie attività, sia mia personale e sia anche come manager in alcune aziende, di cui non solo italiane, e per cui dovrò valutare, non riesco sicuramente a far tutto, per cui valuterò, però il mio incarico attualmente è a tempo e cerco proprio nel più breve tempo possibile di arrivare. Devo dire che un'accelerata è già stata data sul fatto di essere riusciti in poco tempo a cooptare, a dare tutti i poteri al presidente, per cui devo dire che siamo già a un buon punto. Il passaggio ultimo adesso, a parte quella della costituzione del CDA, con un'assemblea che è stata nominata a tutti gli effetti, per cui anche se qualche azionista di minoranza non si presenta, ci sono tutti i presupposti per la costituzione di un CDA. Ovvio anche questo, che in questo passaggio, vedi, pagamenti di tutti gli stipendi, compresi dei dipendenti, presuppone anche un certo interesse di alcuni azionisti di minoranza che potrebbero anche entrare a far parte della futura governance del Parma.